direttore generale, io direi di passare la parola a Stefano Sarcinelli, che è autore e anche conduttore di questa serie TV, che in questi giorni ha girato per i comuni che abbiamo citato poc'anzi e anche a Popoli l'avete visto girare in varie location della città. Bene, buongiorno a tutti, buongiorno Presidente, buongiorno a tutti voi. Innanzitutto grazie, grazie per questa meravigliosa opportunità professionale, ma mi permetto di dire perché conoscevo l'Abruzzo, ma poter essere così dentro la storia, la tradizione e aggiungere il rapporto umano con i suoi abitanti. È stato per me ed è tuttora un grandissimo accrescimento personale, quindi ringrazio davvero. Andiamo, diciamo, alla materia, quindi questi quattro documentari, io spero siano l'inizio di un percorso, una prima tappa di ulteriore conoscenza, soprattutto per il pubblico che magari vorrà seguirli una volta ultimati. Quindi è stato molto, diciamo, duro trovare i luoghi, perché ce ne sono talmente tanti che possono esprimere questa bellezza, e non solo intesa come tanto estetico, ma proprio come rapporto con i valori fondamentali, che poi sono la pace, l'amicizia, anche la spiritualità, valori molto profondi che appartengono non solo all'Abruzzo, ma all'Abruzzo di carne, che esprime molto bene. E per non parlare poi della gastronomia, perché questa è la 5 giorni qua mi ha fatto aumentare di parecchio, comunque è un'altra cosa di cui vi ringrazio. Voglio ringraziare in particolare tutti i sindaci di questi 4 località che sono stati disponibilissimi, e con loro, anche loro sono stati molto presenti durante le riprese, e nonostante i loro grandi impegni professionali e in alcuni casi anche difficoltà di tipo meteorologico, perché abbiamo incontrato questi giorni anche ci hanno dato la possibilità di far raccontare il territorio e quindi dare molto senso, dare un senso ulteriore a questo racconto con esperti del mondo, cioè con persone radicate nel territorio che esprimevano con la loro arte, con il loro linguaggio, con il loro know-how, con la loro cultura, davvero quello che abbiamo visto, cioè con la partecipazione di chi ci è cresciuto, ci è nato tutti i giorni. E in quei modi. Quindi ringrazio anche la produzione per questa opportunità. La scelta di queste 4 località, dopo aver girato un bel po', si è focalizzata, brevemente, senza annoiarvi, su alcuni caratteri fondamentali dei singoli luoghi, caratteri che secondo me sono, partendo dai luoghi, possono appartenere molto al Viciguardo, possono essere due progetti del Viciguardo. Popoli, ovviamente una terra che ha nell'acqua la sua anima, cioè, quindi essere qui presenti, andare nella riserva, conoscere la storia di questa riserva, conoscere i motivi per i quali questi soggetti sono così importanti nella storia, nella cultura e anche nel presente, che è teso molto anche verso il futuro, non solo per l'Abruzzo, è stata la scelta che ci ha fatto propendere verso la città di Popoli. La città di Gesto Valeria è una città che ha un passato straordinario, un presente altrettanto importante, è un simbolo secondo noi di pace molto forte ed evidente, e quindi vale la pena proprio a me questi giorni essere raccontato e dare questa importanza. Campi è stata la mia impressione fortissima, perché sono una persona mediamente acculturata, ma la mia ignoranza mi faceva conoscere poco Campi, che è una zona a forte carattere spirituale, cioè la Scala Santa, la presenza di molti pellegrini che la frequentano, la reliquia che c'è all'interno del Santo della Scala Santa, che è il pezzo della croce di Nostro Signore, quindi una crescita spirituale rappresentata non solo dalla città, ma anche per questa relazione con
col mondo dell'aldilà, la religione, non solo la religione intesa come una serie di regole, ma il conto proprio dell'umano con quello che sentiamo di essere, cioè una sorta di rigenerazione dell'anima, essere stati a capo per quanto mi riguarda, spero di aver comunicato per tutto. Anche grazie, lasciatemi dire alla voce rarante che fa grazie, che incarna benissimo questo modo di essere attrice, questi valori secondo me. Poi campi, popoli, adesso Valena e Vespa, tra l'altro si dice scambio, scambio è proprio la rappresentazione della bellezza, no? La rappresentazione della bellezza non in quanto forma, ma in quanto bellezza proprio plena, cioè la capacità di essere una cittadina così bella da esprimere così forte un contenuto intimo come è la bellezza. Tanto è vero che, tutti lo sapete, ma forse non tutti sanno, che le location di Scambo sono le location più famose dei fotografi mondiali, cioè Enrico Antipersona da Scambo dichiara di aver scattato la foto, cioè la fotografia per lui è proprio l'immagine di quella città di Milano, di Scambio, che abbiamo avuto la fortuna di vedere anche noi e di raccontare poi questo documentario. Queste sono state le linee, diciamo, guida di questo lavoro e io mi auguro che tutto quello che vi ho raccontato possa essere trovato poi nel documentario che stiamo finendo di girare e che monteremo a breve. Basta, se non abbiamo detto. Grazie sempre per il tempo, intanto saluto appena arrivati il vicepresidente della giunta regionale, il presidente e il sottosegretario di Stato in materia di politiche agricole e di liberi, Luigi Dero, insomma siamo un po' di casa tra di noi e quindi ci fa doppiamente piacere la loro presenza in questa riunione. Io chiedo al Presidente Marsiglio se ci vuole lasciare un indirizzo di saluto adesso oppure se vuole fare più tardi, come meglio richiede, ma vogliamo tenere impegnata per troppo tempo. Sì, grazie, quindi io prendo volentieri la parola, parlando di capire istituzionale, mi spiace non essere via, accogliere anche i nostri amici e prestigiosi ospiti per l'Abruzzo, per la regione con il nuovo presidente, devo dire che vuole la soddisfazione di poter associare la nostra immagine all'immagine artista di fama mondiale, la situazione ci nota, l'artista tutto tondo. Come film che può aiutare a conoscere meglio il nostro territorio, le bellezze, le famiglie che sono custodite in questi film. Tanti piccoli scritti sono stati scelti 4, ce ne sarebbero altri decine per poter illustrarsi, andare a proporre al pubblico, magari in prossime edizioni, chissà. Dialogheremo anche, misureremo anche il successo, la penetrazione, l'efficacia di questo strumento, intanto mi fa piacere poter dire che comincia a prendere forma, comincia ad assumere sostanza, un po' più chiaro, certo generale, un soggetto del benessere, che da circa 2 anni abbiamo introdotto una legge di bilancio, affidando poi appunto all'arte. Anni della pandemia hanno senz'altro contribuito a tenere, non dico vero, ma comunque a aumentare l'attività, soprattutto l'attività di quella che è tesa all'attrattività dell'attivista, della circuitazione dei valori che penso sono molto presenti, che attraverso questo concetto del benessere dobbiamo rappresentare. Il benessere è un concetto, come sapete, molto più psicologico che fisico. Insomma, a proposito di quello film, in questi giorni, nelle prime pagine di tutti i media, un altro dopo film che racconta la nuova storia di una famiglia, scelta di una casa principale.
sociali, e magari avete conosciuto anche il regista, il conduttore che porta avanti questo progetto, che è andato strada per strada, paese per paese, a conoscere la realtà, magari avrà conosciuto persone in modestissima condizione economica, ma che vivono con una serenità, con felicità, la propria condizione, la propria vita, con il rapporto nella comunità in cui vivono, con il territorio in cui crescono. Noi vogliamo trasmettere attraverso questo progetto complessivo un concetto di una regione che possa garantire questo equilibrio psicofisico, che possa unire ai valori, alla ricerca di un benessere materiale, quelli ancora più profondi, ancora più validi, il benessere morale, il benessere in termini di salute, di equilibrio, di felicità, di relazioni corrette e sane con l'ambiente circostante, compresi gli uomini e le donne, con cui si vive insieme, le comunità, con cui si vive questo modello, questa presenza, ancora una dimensione molto umana, molto comunitaria, quindi piccoli centri di Lacruzzo, principalmente costituito, è sicuramente un punto di forza del nostro territorio, che vogliamo far conoscere, che mi auguro che questo territorio possa essere visto da tante persone, possa conoscere maggiore successo, maggiore circolazione possibile su ogni piattaforma disponibile. Grazie e buon lavoro a tutti. Abbiamo qui i sindaci sia di Popoli che ci ospita, sia di Scalo che di Giosso Marena, di cui chiederei un brevissimo indirizzo di saluto. No, questo vento che è un altro dei numerosi eventi che abbiamo fatto quest'anno a Popoli, questa sala, un altro evento che punta a portare fuori dalla regione Abruzzo le bellezze della città. Tanto ringrazio il Presidente che ha trovato il tempo per aggiungerci anche il collegamento con il Presidente di Poli, che è sempre presente. Ringrazio il Sottosegretario Generale dell'Assessore Pulente per averci dato la sua presenza. Porto i saluti dell'onorevole Testa di ieri che è portato a Roma per essere impegnato per aver venuto a portare il suo saluto. Il saluto del commissario Legnini, che anche lui in questo momento è impegnatissimo, quindi non è riuscito neanche a portarsi. Saluto i sindaci, i colleghi Mario, che sono grazie di essere qui, Giovanni Fiscano, il sindaco di Campi, ha detto che ci avrebbe raggiunto. Sì, ci sta raggiungendo con l'assessore. Ok, e grazie al direttore dell'Arta, perché l'Arta è il soggetto attuatore che ha pensato a questo evento, ha portato quattro paesi, uno per provincia della regione Abruzzo, all'esecuzione di questo docufilm che tende a portare fuori non il singolo paese, ma le bellezze del nostro Abruzzo, perché ce ne abbiamo tante e molte non sono conosciute fuori dai confini del nostro. Ringrazio Stefano Sfarcinelli, che è stato grandissimo, grazie per il ricordo, e un ringraziamento particolare per aver dato vicino a ricevere il giorno della sua presenza. Allora, Popoli, il progetto Abruzzo del benessere, Popoli sta puntando tanto nel benessere, tra virgolette, con la nuova proprietà delle terme. Siamo partiti quasi più da un anno più per far sì che le terme diventino a Popoli un volano turistico ed economico di questo territorio. Abbiamo anche in regione, ci sono gli atti per cambiare il nome al paese e chiamarlo Popoli Terme, sempre per dare una visibilità maggiore di uno stabilimento termale dove tanti non sapevano neanche l'esistenza, nonostante sia aperta da svariati anni. Popoli, la città, chiamata anche oltre che la città del vento, perché
che siamo all'incontro delle Colli Tremonti, è conosciuta fuori dal territorio come la città delle acque. Qui abbiamo ben 4 sorgenti, più tante più piccole sorgenti solfure per circa 12.000 litri secondo di acqua, insomma, e più o meno sono attraversate anche dal fiume Tremonti e dal fiume Sagittario, quindi l'acqua a Popoli è una cosa che non manca. Popoli è la città della riserva del Lupo, unica nel centro Abruzzo, dove abbiamo la presenza di questo corpo forestale che gestisce anche questa riserva, dove c'è la presenza di circa 40 lupi che allo stato di vita, diciamo così. Quindi Popoli è tante cose. Ma più che Popoli, dico io, l'Abruzzo è tante cose. L'Abruzzo è tante cose ed è ora che tutti noi ci rendiamo conto di questo, che tutti noi piccoli territori ci rendiamo conto di questo. Probabilmente da soli abbiamo delle bellezze, sì, ma in tutti insieme penso che riusciamo a rappresentare tanto. Questo è quello, in questa direzione va questo evento, questo docufilm, e spero che in questa direzione andiamo tutti noi, anche sindaci di tutti i comuni, noi siamo in particolare, abbiamo tantissimi piccole realtà ma con tantissime bellezze. Metterci tutti insieme e chiamarci Abruzzo, portare il nome Abruzzo dai comuni regionali, credo che sia una sfida importante, ma è una sfida che possiamo affrontare tutti insieme. Vi ringrazio ancora e spero che questa cosa sia di ben auspicio, diciamo così. Saluto intanto il direttore generale della ASL, il dottor Ciamponi, che ci è venuto a trovare come sempre. Ringrazio di essere qui anche oggi. Lascio allora al sindaco di Scanno, Giovanni. Sì, grazie, saluto. Orgogliosi di aver fatto parte come comunità di Scanno di questo progetto. Credo che sia stata davvero una felice intuizione da parte della regione Abruzzo, che ha intuito un po' anche determinati cambiamenti, e l'ATA, il direttore dell'ATA che ha attuato, credo con tanta dovizia di particolari, un progetto che ha trovato poi dei perfetti interpreti in Maria Grazia Cucinotte e Stefano Sarcinelli. Credo che non potevamo avere degli interlocutori migliori per esporre, spero anche al mondo, tutte quante le nostre meraviglie e le nostre bellezze. Mi riferivo alla felice intuizione di progetto Regione Abruzzo, Regione del Benessere. Credo che abbia tutte quante le prerogative l'Abruzzo, in particolar modo le singole comunità, per incanalarsi in un percorso che va a qualificare l'opportunità di avere un'ottima qualità della vita, perché poi il benessere deve essere essenzialmente concentrato anche in una qualità della vita, e che credo che questo possa essere poi uno strumento che in qualche modo possa ridare anche vita vera ai nostri borghi, perché poi il problema vero, il problema reale è questo. Stefano riferiva un po' a quelle che volevano essere un po' le nostre caratteristiche. Sicuramente abbiamo un paesaggio che ispira anche a delle condizioni di benessere, dettate in qualche modo anche dalla qualità dell'aria davvero ottimale, tant'è che noi come borgo da un paio d'anni siamo entrati anche nei meccanismi dei borghi del respiro, dove c'è proprio una qualificazione anche della qualità dell'aria, dove abbiamo attivato anche tutta quanta una serie di iniziative, e dove c'è stato anche l'ausilio dell'assessore Imprudente che si è molto dedicato a questo progetto, che credo può avere anche, diciamo, una visione di sviluppo non indifferente e molto, molto importante. Ma il benessere poi lo dobbiamo intendere non soltanto da un punto di vista fisico, dobbiamo intenderlo anche da un punto di vista, se vogliamo, emozionale, perché poi ci deve essere comunque una condizione di benessere anche nell'anima, e questa forse è la capacità vera che l'Abruzzo e i nostri borghi sono in grado di proporre
proporre al mondo. Stefano faceva riferimento alla fotografia perfetta di Cartier-Bresson, e quella forse è un'emozione forte, e lì forse c'è un po' tutto quanto il concentrato di quello che noi siamo. Mantenere l'identità e proiettarla verso il futuro. La fotografia per noi è stata comunque un brand di eccellenza, tant'è che noi abbiamo una fotografia di Giacomo Belli esposta a Moma di New York, il bambino di Scanno, e credo che quello, diciamo, possa essere un po' un elemento di qualificazione importante per tutto quanto l'Abruzzo. E mantenere ancora oggi le nostre caratteristiche, vi assicuro che non è semplice. Mantenere l'identità non è semplice, perché il mondo rischia di andare in tutt'altra direzione, e quindi questo richiede un pochettino anche uno sforzo in più. Devo dire che la Regione Abruzzo ci sta aiutando tanto, ma c'è ancora tanto da dover fare, perché il rischio vero delle nostre realtà è anche un isolamento strutturale che poi rischia in qualche modo anche di alienarci dalle grandi realtà, e quindi quello forse deve essere un pochettino lo sforzo maggiore, il passaggio in più che dobbiamo necessariamente fare. Il benessere viene un po' al Covid, ci ha cambiato, la pandemia ha cambiato un po' il nostro modo di essere, il nostro modo di porci anche da un punto di vista relazionale. Forse ci ha fatto riscoprire anche dei bisogni primari che avevamo un po' trascurato, come quello della qualità della vita, anche un pochettino del benessere, che l'Abruzzo è in grado, a mio avviso, di offrire, è in grado di offrirlo a 360 gradi, dal mare, dalla montagna, dalla cultura, dal buon cibo e tutte le condizioni di stare bene. Credo che l'ARPA stia facendo anche un ottimo lavoro su questo punto di vista. Sta facendo un ottimo lavoro su questo punto di vista, perché comunque dà degli ausili non solo tecnici, ma a questo punto anche degli ausili proprio culturali, perché questo credo che sia un passaggio essenziale dal punto di vista culturale, che deve portare comunque a sensibilizzare la comunità e soprattutto poi a esportare un modello virtuoso come possiamo essere. Il sindaco del Borgo mi rappresentava, diciamo, una scelta precisa, quella di puntare sulle terme, e che noi dobbiamo avere poi l'intuizione di fare rete. Perché credo che poi, voglio dire, che lì poi ci dovrà essere comunque l'intervento da parte della regione di velocizzare queste linee. Quindi vedo che stiamo andando nella giusta direzione, e ringrazio davvero per averci dato questa opportunità. Per noi, ma ragazzi, di notte è già di casa, è stata parecchio volte la nostra ospite, e la vorremmo riavere ancora da noi, come tutti quanti gli onorevoli interpreti di questa iniziativa. Grazie. Sì, no, più che altro perché se non voi parlate troppo del vostro comune, voi non avete più nessuno. Volevo ringraziare dell'opportunità che è stata data alla comunità, forse credo sia la più piccola fra le quattro, Gessobalena. È una comunità che profuma di storia, perché è stata scelta per il tema della pace. Noi abbiamo affrontato gli eventi della Seconda Guerra Mondiale, ma una storia significativa e poco conosciuta è anche quella relativa al Risorgimento. E a Gessobalena è legata la figura di Gennaro Pinamore, che credo sia il padre dell'etnografia a livello nazionale, quindi una buona opportunità che ci consente di raccontare il nostro passato, il nostro presente, ma soprattutto il nostro futuro. Con la Regione Abruzzo e con l'assessore imprudente che saluto, abbiamo iniziato un progetto per la riscoperta di un vitigno autoctono che può essere veramente la chiave di svolta per il nostro territorio, non solo gestarlo, ma tutto il sangue. Ci crediamo, ne abbiamo parlato ovviamente nel documentario, in termini di benessere, il benessere passa anche per le tipicità, quindi abbiamo investito e stiamo investendo su questo. Sicuramente potrà essere anche una chiave di sviluppo, perché qui diceva il collega, viviamo nelle aree interne, abbiamo mille difficoltà, ma siamo proprio l'Abruzzo forte e gentile che si rialza, quindi che ha anche la voglia di scommettere su quelle che sono le proprie caratteristiche per continuare a combattere e per far conoscere a tutti la bellezza del nostro territorio. Io non aggiungo nient'altro, quindi vi ringrazio tutti. Saluto gli ospiti illustri e grazie a tutti per questa maniera. Allora, sindaco De Mantri. Sì, grazie, buongiorno. Anch'io cercherò di essere sintetico. Un saluto a tutte le autorità civili e militari presenti. Qui siamo arrivati con un po' di ritardo insieme all'assessore Quaresi
Sociale, veniamo da Campi, che è un po' distante, però per noi è un grande piacere poter partecipare con tutti i colleghi sindaci a questa bellissima iniziativa. Un grazie alla Regione Abruzzo che ha finanziato, all'altro soggetto attuatore. Campi è uno dei borghi più belli d'Italia dal 2018, un lavoro che abbiamo iniziato qualche anno fa, quando quasi male era sindaco e assessore. È un lavoro di promozione turistica che ha visto crescere il nostro territorio fino ad arrivare anche al bellissimo risultato del 2021, dove Campi si è classificato al stesso posto nella trascrizione dei borghi più belli d'Italia, dove ai primi 5 posti sono arrivati 5 comuni che hanno il mare, e quindi noi siamo stati il primo comune senza mare. Sapete benissimo quanto è più difficile fare turismo, fare promozione al territorio in montagna e nei piccoli borghi. Viviamo tutti un periodo difficile, lo spopolamento dei piccoli borghi è un tema centrale che credo sia anche l'agenda dell'attuale governo. Noi come sindaci davvero facciamo di tutto per le nostre comunità, e avere questa opportunità di promuovere le tante bellezze. Campi, siamo conosciuti per la Scala Santa, quest'anno festeggiamo 250 anni dalla concezione papale, abbiamo Palazzo Farnese, uno dei palazzi civici più antichi d'Abruzzo, la necropoli di Campovarano, che è una necropoli storica dei Preduzzi, e quindi davvero tante belle cose da vedere, oltre che la nostra montagna, che abbiamo comunque sviluppato in maniera importante. Abbiamo creato una segnaletica ad hoc, un portale Visit Campi, che vi invito a vedere, e tante altre belle tanti altri bei palazzi storici, uno dei quali anche la Cucinotta ha avuto il piacere di venire a Campi e di girare un cotto sul timballo, che è uno dei nostri prodotti tipici culinari più importanti. Quindi grazie a tutti, sono convinto che sarà un bel successo, dove Campi e gli altri comuni avranno una vetrina importante, non solo nazionale ma anche internazionale. Allora io vorrei lasciare la parola a Maria Grazia Cucinò Abruzzo. Un ringraziamento particolare è appena arrivato a 20 docenti dell'imprenditore che ha investito su Campi. Per fare anche questa cosa di oggi è stata possibile. E poi niente, volevo fare un ringraziamento particolare sia all'ARPA che alla Regione Abruzzo, perché il produttore di questa serie TV è un giovane abruzzese, quindi mostra come sia emozionato, che è uscito, però Settimio rappresenta un vanto per noi, perché forse Marsilio ha detto più volte che era uno degli obiettivi, era quello di frenare la fuga di cervelli dall'Abruzzo. Il fatto che sia un giovane imprenditore abruzzese a produrre questo importante film è un fatto di orgoglio per tutti noi, e ci consente di sperare anche per il futuro, per le nuove generazioni abruzzese. La parola a Maria Grazia Cucinotta. Che possono dire che io vengo qui ormai da anni, mia figlia era piccola e invece mi andava su, lo andavano tutti gli amici romani, noi venivamo a sciare qui e la portavamo sempre a Scarpa, perché per me quel posto è magico, perché ho tantissimi amici che me l'hanno fatta scoprire, me l'hanno fatta amare, e poi mi hanno fatto conoscere l'Abruzzo con il cuore, ma non con il cuore di Scarpa, con il cuore abruzzese. E devo dire che mi meraviglio che sia poco conosciuta, perché comunque l'Abruzzo è bellissimo. E il problema è quello di appunto fare, investire sul fare conoscere questi territori, è quello che si fa attraverso questo film documentario, con non far vedere e mostrare le bellezze abruzzesi, creare opportunità di lavoro per i ragazzi, perché il turismo, io dico sempre che l'Italia è un posto dove tutti potremmo essere miliardari solo sfruttando quello sul quale camminiamo, il nostro territorio, perché comunque è una terra meravigliosa che ci appartiene e che ci
ci coccola e forse siamo talmente assuefatti alla bellezza di tutto quello che ci circonda che a volte ce ne dimentichiamo e ci dimentichiamo che quella è la vera risorsa, sfruttare le nostre bellezze e far sì che i giovani possano avere delle opportunità di lavoro senza lasciare il territorio che ha dato loro la nascita. Io parlo da immigrata perché comunque sono potuto andare via dalla mia terra, che è un'altra terra bellissima, che soffre proprio il fatto di non avere opportunità di lavoro. E quindi secondo me trovare un modo per promuovere il territorio attraverso delle immagini che possono portare turismo e incrementare così possibilità di lavoro per i ragazzi, oltre alla bellezza del film, è un'opportunità meravigliosa. E quindi mi fa piacere essere parte di questo sogno bellissimo che racconta un po' non soltanto la bellezza ma la verità di questo territorio. Quindi vi dico grazie per avermi dato la possibilità di essere parte di questa terra che comunque mi appartiene dal punto di vista del cuore, perché vedo tantissimi amici che ringrazio perché mi hanno fatto conoscere tanti anni fa e ci vengo spessissimo, perché poi il Congo, che devo dire che comunque è vicinissimo, l'Abruzzo è vicinissimo un po' a tutto il cuore, un po' di tutto, quindi è un modo per andare a passare un weekend in pace con la famiglia e sfruttare tutto quello che ti dà questa terra, dall'aria, l'acqua, la montagna, la neve, all'amicizia, al cibo buonissimo. La prima fiera internazionale del partito d'Abruzzo,
partecipare a una manifestazione con un progetto di internazionalizzazione complessiva per le nostre aziende agricole, che devono raccontare, perché c'è una vicinanza enorme della capacità di promuovere il territorio partendo proprio il valore dell'identità, delle nostre qualità, dei nostri prodotti agricoli, delle nostre eccellenze del complesso. Regione Abruzzo del benessere è un po' tutto questo nel formare le persone, è una cultura dell'accoglienza, ha una cultura della ristorazione, ha una cultura di quello che è l'utilizzo del cibo, fatela passare in questo modo, nella possibilità di far capire che il valore ambientale è un'opportunità di crescita per i nostri territori. Grazie a tutti, buona giornata. Grazie. Questo progetto si è reso possibile grazie alla collaborazione con l'assessorato agli enti locali, che ha approvato un'istanza, diciamo così, dell'ANTA per il progetto Montagna Sostenibile. Poi mi sembra di aver capito che il tuo sindaco faceva riferimento alla presenza della cucina Montacampi, e credo che tu questa cosa te la dovresti ricordare. Grazie, buongiorno a tutti, saluto i sindaci, Luigi Deramo, vicepresidente onorudente, direttore dell'Alta Capitoni, tutti i presenti, e Maria Grazia Cucinotta, come ricordava il sindaco, abbiamo girato un cortometraggio per Campi in cui si parlava di timballo, non solo di timballo ma anche di integrazione, ricordo molto bene, ha avuto diversi premi e sicuramente ha dato lustro alla nostra città, e poi come diceva Federico è andata nei borghi più belli d'Italia. Quotidianamente arrivano tanti, quindi sono fatto un ottimo lavoro e sì, lo sta proseguendo. Oggi sono molto felice di partecipare a questa conferenza stampa, a questo progetto che abbiamo fortemente come Regione Abruzzo, Montagna Sostenibile, che rientra appunto nel fondo per la montagna, un progetto piloto che fa seguito a quello organizzato con la nostra idea, la montagna inclusiva, in cui vogliamo valorizzare le nostre montagne, le montagne bellissime, niente a che pigliare le montagne del nord, sicuramente gli dobbiamo dare visibilità, fare del marketing del nord, lo scopo di questo progetto. Stiamo facendo tanto con la montagna abruzzese, lo voglio ricordare, tante iniziative sulla mentalità, abbiamo previsto delle misure per chi nasce in montagna, ma anche per chi cambia residenza. Questa misura è anche un fondo governativo pari a 2 milioni in cui metteremo in campo una serie di misure per cercare di ripopolare queste zone, zone che sicuramente hanno subito dei pregiudizi, uno spopolamento dovuto agli eventi atmosferici ma anche alla pandemia, quindi metteremo in campo una serie di azioni per l'infrastruttura, soprattutto quella digitale, abbiamo visto quanto è importante il periodo di pandemia, le scuole hanno dovuto ricorrere alla DAD e quindi non può essere che in queste territori si trasferiscono persone che non hanno la propria cultura. Poi il turismo sostenibile, a breve nascerà anche un TS sul turismo, perché ci vogliamo puntare, perché è vero che dobbiamo fare il marketing per intercettare dei flussi turistici, ma anche è vero che dobbiamo formare, specializzare degli operatori, che dobbiamo essere anche capaci di saper ricevere queste persone. Ritengo che stiamo facendo un ottimo lavoro, è il frutto di un lavoro sinergico tra le istituzioni. C'è ancora tanto da lavorare, ma credo che siamo sulla strada giusta in questo progetto che darà questo alla nostra bellissima regione. Grazie. Allora, credo che i giornalisti avete già sentito che è iniziata a parte, quindi non penso che dovete fare altri interventi, quindi io accendo a fare le conclusioni di questo. Qualche domanda? Scusi. Patrizio Iovarone, il messaggero. Ah, sì, prego. No, perché gli altri colleghi hanno fatto già tutte le... Sì, sì, no, ma volevo fare le interviste, diciamo, volevo sapere, possibilmente, dove va in onda, dove andrà in onda questa miniserie televisiva di 4 documentari, quanto è costata, quanto durano queste puntate, diciamo, di documentari, e vabbè, poi magari a parte sulla scelta se sono storie di singoli o sono storie diciamo di comunità, insomma, come sono strutturate queste storie.
diciamo, un paio di domande per il regista e l'altra, diciamo, da parte appunto amministrativa per il direttore. Grazie. Allora, non so quando sarò stato, onestamente, perché... Infatti quella era per il direttore. Abbiamo sentito l'accordo, ovviamente il racconto di un territorio, quello che sul territorio ci sono tante storie, la storia artistica, la storia umana, la storia in alcuni casi legata alle fatti storici più precisi, quindi ma il protagonista, diciamo, è l'ironia. Abbiamo cercato di raccontare tutto questo soggetto, molto cercando di assolvere voi chi guarda questo. Guarderà questa storia. Quindi non c'è una storia unica, c'è un insieme di storie che si intersecano l'una con l'altra, c'è il corpo fare con l'arte, e il modo di raccontare è quello della, appunto, dell'ironia del personaggio, perché spesso e volentieri alcuni territori, prima di raccontare certe comunità, tendono a appesantire con il linguaggio quello che invece deve essere, secondo me deve essere espresso con una leggerezza che ci permette di avere uno sguardo allo stesso tempo divertito, sensibile e attento. Le puntate durano circa 30 minuti e penso che c'è un'altra domanda che non ricordo forse. Dove saranno programmati? Apple TV dovrebbe essere la piattaforma che chiusa anche la RAI. Sì, vabbè, questo non so se posso, ci sono delle trattative che anche con la RAI, ma... Siamo in corso. Sì, sono in corso una serie di cose. Sì. Bene, io allora prima di... Sì, no, devo rispondere io, se no lascio una curiosità. È stata svolta una gara di evidenza pubblica con tutte le formalità del caso. Il responsabile uno del procedimento, il gruppo, il dottor Massimo Giusti, direttore tecnico scientifico di Alta Abruzzo. E il punto è consacrato nelle pubblicazioni, come la legge prevede, sul sito istituzionale di ARTA. Il costo finale, l'ho verificato testé da determina dirigenziale pubblicata, è di 122.000 euro più una. Grazie. Bene, allora lascerei la parola per le conclusioni. Io devo soltanto dire, perché io ho finito di girare e dobbiamo spostarci sul set. Quindi... Noi abbiamo finito, però devo scappare via perché ho un periodo di tutto. Se il produttore ci dà la possibilità, vorrei far fare le conclusioni al sottosegretario di Stato, l'onorevole Luigi Deramo, che è qui con noi. Mentre in piedi racconto una battuta, ho detto al buffet che abbiamo preparato di portare il Montepulciano. Mi ha detto no, ma il Montepulciano oramai è troppo conosciuto, si parla solo di quello, quindi ho portato il Cerasolo d'Abruzzo in modo da ampliare la gamma dei prodotti vinicoli abruzzesi da proporre. Grazie, ma io sarò velocissimo, quindi non toglierò tempo e sicuramente non ci metteremo di mezzo nelle riprese per far perdere tempo agli artisti. Io ringrazio tutti quanti voi per il cortese invito che mi avete rivolto, ci tenevo in maniera particolare a prendere parte insieme a voi a questa conferenza stampa di presentazione di un'iniziativa che sicuramente è pregevole, e ringrazio Stefano se mi permette di chiamarti per nome, e Maria Grazia Piccinotta, che veramente sono i protagonisti questo film, di questo documentario film, e credo che la Regione Abruzzo abbia dato esattamente la giusta interpretazione di come bisogna fare promozione del proprio territorio, riuscendo all'interno di questo film a fare una perfetta sintesi tra tutto quello che è il mondo che evidentemente l'Abruzzo rappresenta all'interno dello scenario del nostro paese, ma anche a livello europeo e internazionale. Una sintesi perfetta tra
bellezze artistiche, bellezze architettoniche, altissima qualità della vita, prodotti provenienti dal mondo dell'agricoltura o dell'allevamento che sono dei prodotti eccezionali di una qualità inarrivabile e sono delle eccellenze mondiali che hanno raggiunto i mercati di tutto il mondo, dallo zafferano al vino, non mi fate citare perché poi basta che vi dico uno della nostra regione e poi ci rimane male, e la storia, la tradizione, la cultura è quello che sostanzialmente facciamo, ne abbiamo contribuito a costruire nel corso di questi anni, ed è in perfetta coerenza anche con il nuovo modo con cui vogliamo dare una visione differente anche all'attività del Ministero. Abbiamo anche cambiato il nome, arricchendolo di Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, perché oggi la sovranità alimentare è un concetto ampio che è esattamente, come dicevamo all'inizio, coerente con quello che avete realizzato attraverso il film e attraverso l'azione di promozione della regione. Quindi assolutamente contento, complimenti, grazie anche all'Arta che è il soggetto attuatore, come si dice in genere, giusto? No, sì, più o meno. Sì, sì, ok. E grazie chiaramente al vicepresidente della giunta regionale, all'assessore quaresimale e anche all'intuizione che qualche anno fa ha avuto Benigno Donazio suggerendo all'allora capogruppo in consiglio regionale Pietro Quaresimale la realizzazione di un percorso che poi ha portato all'approvazione della legge di Abruzzo regione del benessere. E come avete ricordato nei vostri precedenti interventi, per benessere si intende anche un concetto più ampio, più largo, che va a certificare sostanzialmente la qualità di tutti i suoi aspetti di cui si può giovare venendo a vivere in Abruzzo. Quindi grazie di cuore, buon lavoro, grazie veramente, perché credo che avete fatto qualcosa di importante per la promozione della regione, ma anche per la promozione delle nostre tipicità. Quando si fa la promozione delle nostre tipicità, in un concetto che sia più largo possibile, si dà una mano anche all'economia, all'occupazione, al lavoro e alla promozione del mercato. Quindi grazie di cuore. Scusami, dopo altri 10 secondi perché qui parliamo dall'Abruzzo e quindi volevo che gli ospiti della società da popolo non ricordo dell'Abruzzo. Okay. Abbiamo un progetto precedente che abbiamo fatto insieme a 32 comuni abruzzesi e ritraggono tutte immagini della nostra regione. Le faccio volentieri. Io direi infatti di giugno che dovete fare la foto con la fascia insieme a Maria Grazia, e poi quando abbiamo finito c'è un caffè alla fine per tutti voi che siete qui presenti, quindi colgo l'occasione per fare a tutti i migliori auguri di Natale. Grazie. Vivere sano, vivere, io ho girato il mondo, oggi ho 54 anni e ancora di più, benessere tu pensi stare bene, avere tanti soldi, vivere nella ricchezza, no, il benessere è vivere sano, avere una vita sana, avere la possibilità di godersi tutto quello che ti circonda, perché comunque, ripeto, come ho detto prima in conferenza stampa, noi nasciamo in un paese meraviglioso, però siamo assuefatti dalla bellezza e poco lo notiamo. Io ho viaggiato tanto in tutto il mondo e mi sono resa conto che questo è un paese unico. Ogni posto è speciale, ogni posto ti dà un qualcosa che lo rende unico e dobbiamo cominciare da qui, a valorizzare quello che ci appartiene, quello che è nostro e farlo diventare
quello che sono dei gioielli che visibili a tutti e non solo a noi stessi. Scanno mi è caro perché ho passato tante vacanze bellissime con delle amiche favolose e mia figlia, e quindi con la famiglia. Mi hanno accolto, mi hanno coccolato, mi hanno fatto vivere da mamma e non da artista dei weekend meravigliosi, e mi hanno fatto innamorare dell'Abruzzo facendomelo scoprire attraverso i loro occhi e il loro amore. E quindi io sono contenta di essere qui, perché comunque l'Abruzzo merita di essere valorizzato. Spero che punti sulla comunicazione, perché in tutti i libri di comunicazione c'è scritto, la prima cosa che c'è scritto: se non appari non esisti. Quindi bisogna investire per far conoscere queste bellezze al di là dell'Italia e portare turismo in modo tale da creare delle opportunità per i ragazzi di lavoro. Una bellissima iniziativa che ha finanziato la Regione Abruzzo, coordinata dall'ARTA, che è il soggetto attuatore, che permette ai tanti comuni abruzzesi, tra cui Campli, che ho l'onore di amministrare, di far vedere le proprie bellezze culturali e ambientali, per rendere ancora di più l'Abruzzo una regione del benessere. Noi siamo davvero felici di poter partecipare a questo progetto con Maria Grazia Cucinotta protagonista, e rilanciare ancora di più quelli che sono i borghi dell'interno, i borghi abruzzesi, facendo parte anche del circuito dei borghi più belli d'Italia, per aumentare ancora di più quello che è l'appeal dell'Abruzzo, dell'entroterra abruzzese, nei confronti dei tanti turisti che comunque ogni anno sempre di più, anche durante la pandemia e post pandemia, vengono in Abruzzo. Questo progetto di oggi in realtà nasce molto da lontano, dalla finanziaria 2020, quando la Regione Abruzzo ha approvato il programma Abruzzo Regione del Benessere, e questo documentario serie TV in realtà altro non è che la materiale applicazione di quella legge, finalizzata a promuovere il territorio attraverso le migliori emergenze da un punto di vista ambientale, naturalistico, di culture e tradizioni locali che il nostro territorio può esprimere. C'è stata ovviamente la produzione che ha fatto una selezione dei paesi da coinvolgere. Questo primo anno, io spero che sia solo il primo anno, sono stati coinvolti i comuni di Gessopalena, Campli, Popoli e Scanno. E credo che per Popoli, anche per noi delle Terme, questa cosa sia molto importante. E tutto sommato, per quello che ci riguarda, rappresenta un ulteriore tassello nel progetto Popoli Terme, con cui la città vuole cambiare pelle, vuole, come dire, destarsi, ecco perché la bella destata, camminare, riprendere un cammino per lo sviluppo e per il turismo sostenibile legato all'ambiente, legato alle terme. Quindi diciamo che ci sono tante cose su questo film, ci sono anche, direi, belle aspettative da parte nostra, e speriamo che quando sarà pronto il filmato sia, come dire, all'altezza delle aspettative e di quello che vorremmo venisse fuori dalla promozione di questa regione. L'importante iniziativa delle amministrazioni locali e dell'amministrazione regionale pone una nuova attenzione a quello che è un percorso avviato con il rilancio dello stabilimento termale, per promuovere il nostro territorio, territorio di Popoli e del suo circondario, come territorio del benessere, come economia legata allo sviluppo e alla sostenibilità, che sicuramente costituisce un momento importante e un punto di partenza di un cammino significativo che offrirà nuovo sviluppo alla città. In questo, come associazione, noi daremo il nostro contributo alla divulgazione, alla costruzione di iniziative e progetti legati allo sviluppo e alla promozione del termalismo e al turismo sociale. Prima era via, andava bene. Thank you.
Ringraziamo la regione di questa iniziativa, ringraziamo Arta che è il soggetto attuatore di questo progetto. La Bella d'Estate, un docufilm che porta alla luce le bellezze di quattro centri delle quattro province abruzzesi, popoli e tra loro, ma più in generale porta fuori dai confini territoriali le bellezze dell'Abruzzo. È qui che Popoli sta lavorando per andare verso questa direzione, è qui che dovremo metterci tutti in rete, tutti insieme, per poter promuovere meglio e far conoscere a tutti le bellezze dell'Abruzzo. Questo va in questa direzione, quindi noi siamo soddisfatti di questo evento. Elementi come la cucinotta danno una certezza in più, una pubblicità in più, e quindi noi l'abbiamo ringraziata tantissimo per aver partecipato a questo progetto. Quindi niente, siamo tutti felici e tutti speranzosi. Portiamo le bellezze dell'Abruzzo fuori dai nostri confini.